Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi sono nel comune di Frosolone. Siamo nell'Alto Molise a 1300 metri e precisamente sono a Colle dell'Orso. Perché sono qui? Perché voglio prepararvi una ricetta tipica molisana e ve la preparerò proprio qui, tra questi meravigliosi faggi. Inserito tra i borghi più belli d'Italia, Frosolone si trova nella provincia di Isernia, a circa 3.000 abitanti e si trova a un'altezza di 900 metri, famoso soprattutto per l'arte della fabbricazione dei ferri taglienti, ovvero nell'arte della forgiatura. Qui in epoca longobarda prima e sotto il regno di Napoli poi, i maestri forgiatori erano conosciuti in tutto il mondo e nel 400 il Molise era il maggior centro del sud ad esportare armi taglienti, sciabole, spade. Nell'800 poi la produzione fu convertita in uso domestico, ovvero si passò dalla costruzione di armi belliche a quella di fabbricare coltelli e forbici per uso quotidiano e qui Frosolone raggiunse il suo massimo splendore. E tutt'oggi ci sono numerose botteghe per il paese che realizzano splendidi esemplari di forbici, coltelli, proprio come questo. Un coltello che ho con me da 15 anni ed è fantastico. Ma ora andiamo nella mia cucina con vista per preparare questo fantastico piatto. Allora, oggi preparerò un piatto tipico molisano. In dialetto è l'aianello e fagioli. L'aianello deriva dallo strumento che viene utilizzato per farlo, ovvero il mattarello. Il mattarello in dialetto molisano viene chiamato l'ainatur. Appunto, l'aianello è una pasta fatta in casa, stesa solo con il mattarello. Ora vediamo gli ingredienti che ci occorrono. Fagioli, questi sono già sbollentati. La qualità di questi fagioli è chiamata comunemente fagioli tondini. Non sono tipicamente molisani, ma appartengono al territorio dell'Abruzzo. Ma da qualche anno anche qui in Molise molti contadini stanno cominciando a diffondere questa qualità di fagioli che è molto buona, molto dolce. Poi ci occorrono qualche pomodorino, uno spicchio d'aglio e del sedano. Questi fagioli sono stati messi in ammollo per 12 ore, poi la mattina una notte, poi la mattina li ho scolati e bolliti per circa un'ora. Se volete velocizzare il tutto potete utilizzare anche una pentola a pressione. 10 minuti e sono pronti. Per la pasta io utilizzo farina di semola integrale, va benissimo una farina di semola normale, io la compro in un mulino vicino casa. Verso dell'olio nella padella, aggiungo il mio spicchio d'aglio, taglio due pomodorini a metà, pizzico di sale e lascio andare. Ok, ora aggiungo i miei fagioli. Aggiungo un po' d'acqua. Passiamo alla preparazione della pasta. Aggiungo semplicemente dell'acqua, se tiepida è meglio, ma voi logicamente lo farete su una tavola di legno. Ok, ho portato il mio impasto su questo tagliere in modo da riuscirlo a lavorare meglio e andate avanti fin quando l'impasto non raggiunge, diciamo, una pelle lucida. L'impasto non deve essere né troppo morbido né troppo duro, più o meno questo. Allora, la mia pasta è pronta. Ora la lascio riposare 2-3 minuti e poi la stendo. La pasta ha riposato,
E ora utilizzerò lui, Ulai Natura. Allora, lo spessore per questa pasta deve essere di circa un paio di millimetri, né troppo fina né troppo doppia. Io direi che questo vada bene. Aggiungo ancora della farina, la tagliamo a metà, questa la mettiamo un attimo da parte. Andiamo un po' più al centro, rimane sempre un po' più alta. Andiamo di farina e ok, la avvolgiamo su se stessa e iniziamo a tagliarla così, fina, doppia, un po' come ci esce. Non deve essere regolare. Mi raccomando a mettere la farina al centro, altrimenti si attacca. E la stacchiamo in questo modo. Guardate che spettacolo. Ok, sono passati circa 20 minuti. I nostri fagioli siamo pronti. Aggiungiamo un po' d'acqua lì, direttamente nei fagioli, e cuociamo la pasta direttamente lì. Ok, l'acqua è arrivata quasi a bollore, ma direi che possiamo buttare la nostra pasta. Ricopriamo qualche minuto ed è pronta. La nostra acqua si è stata quasi tutta assorbita dalla pasta e direi che ci siamo, è pronta. Ragazzi, con questo fantastico piatto tipico molisano vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace.